La recente dichiarazione di Alegnasi Redova ha riacceso l'interesse per la sua storia con l'ex marito Gigi Buffon, in particolare in merito al tradimento che ha segnato la loro separazione. La modella, famosa per la sua carriera e il suo fascino, ha risposto a un follower su Instagram, chiarendo i suoi sentimenti riguardo a un possibile perdono verso il portiere. Sebbene siano passati quasi 10 anni dalla rottura, la questione è ancora d'attualità, suscitando nuove discussioni tra i fan e i media. La separazione tra Alegnasi Redova e Gigi Buffon. La storia d'amore tra Alegnasi Redova e Gigi Buffon è stata caratterizzata da momenti di grande felicità così come da sfide dolorose. Nel 2014, la situazione si complicò dopo che Alegnasi Redova scoprì la relazione del calciatore con la giornalista Ilaria D'Amico. Questo evento segnò l'inizio della fine per la coppia, che aveva condiviso un lungo percorso insieme, compreso il titolo di genitori di David Lee e Luis Thomas. La separazione, sebbene difficile, è avvenuta in un contesto di ricerca di serenità e stabilità per i figli, ma ha lasciato strascichi emozionali che continuano a risuonare nei racconti pubblici di Alegna. Durante un'intervista, Alegna aveva già accennato a quanto fosse stata dura accettare la situazione. Il dolore dell'abbandono e la necessità di proteggere i loro figli l'hanno portata a fare scelte difficili. Oggi, a distanza di anni, Alegnasi Redova è riuscita a costruire una vita nuova, ma è chiaro che il dolore del tradimento non è svanito. La risposta della modella a una domanda posta su Instagram sembra riflettere questo continuo conflitto interiore. La risposta di Alegnasi Redova sulla possibilità di perdono. In risposta alla domanda di un follower su Instagram circa la possibilità di un perdono nei confronti di Buffon, Alegna ha risposto con sincerità: assolutamente no. Non vorrei che suonasse male, però. Io proprio non ce la faccio. E la mamma infelice non sarebbe sicuramente una buona mamma. La dichiarazione mette in luce il suo stato d'animo e il peso delle responsabilità di essere madre in una situazione di conflitto emotivo. La sua risposta evidenzia l'importanza che attribuisce al benessere dei suoi figli e alla necessità di trovare la propria serenità personale. L'idea di ricompattare la famiglia non trova spazio nel pensiero di Alegna, che sembra motivata dalla convinzione che un rapporto basato su attriti e malessere non sarebbe positivo né per lei né per i suoi figli. Il percorso di accettazione e guarigione è evidente, e con la sua frase ha voluto chiarire che un eventuale ritorno a una dinamica di coppia sarebbe impensabile. Il concetto di famiglia allargata per Alegnasi Redova. Nonostante la separazione da Buffon, Alegna e Gigi sono riusciti, nel tempo, a instaurare una coesistenza pacifica. Hanno lavorato insieme per garantire un ambiente sereno per David Lee e Luis Thomas, che meritano di crescere senza essere travolti dalle tensioni del passato. Tuttavia, Alegna ha chiarito che il termine famiglia allargata non la convince del tutto. Non comprendo il termine, ha affermato, indicando che per lei e Buffon esistono due famiglie distinte e ben definite. Sebbene non desideri vendetta, Alegnasi Redova sottolinea anche di non essere una persona che dimentica, suggerendo che il passato gioca ancora un ruolo importante nel suo presente. La sua posizione sul decentramento della famiglia riflette un approccio maturo e pragmatico, con l'obiettivo primario di tutelare il benessere dei propri figli in un contesto diverso. L'evoluzione della situazione tra Alegnasi Redova e Gigi Buffon dimostra come relazioni complesse possano trasformarsi nel tempo, richiedendo impegno e comprensione reciproca. La serena gestione della loro nuova realtà familiare è un testamento alla loro capacità di affrontare le sfide passate, mantenendo i figli al centro delle loro decisioni.